Finisce 1-1 il posticipo di San Siro tra Milan e Atalanta, un 1-1 targato Leao da un lato con un gol davvero molto bello e Kupo Mainers dall'altro, probabilmente i giocatori più forti delle due squadre, la squadra milanese e la squadra nero-azzurra, ed è un Leao che finalmente vediamo a livelli importanti, un Leao che fa un gol semplicemente eccezionale, parte da sinistra, salta due uomini e fa un gol a giro veramente da posizione difficile, molto molto bello, insaccando appunto alle spalle di Carnesecchi, tra l'altro giocatore che continua a dare dimostrazione di una qualità importante, anche Carnesecchi è uno di cui sentiremo parlare molto molto in futuro. Dubbio, abbastanza dubbio, il rigore concesso all'Atalanta, poi realizzato da Kupo Mainers. Un fallo di Giroud su Holm che francamente non ci è sembrato poi così netto, sta di fatto che poi è arrivato comunque il rigore e quindi è arrivato l'1-1. Ed è un pareggio che secondo me sta stretto ad entrambe. Nel senso che, o meglio, all'Atalanta secondo me va bene in virtù del fatto che questo risultato all'Atalanta, secondo me, a un certo punto della partita gli è cominciato ad andare bene, perché abbiamo visto l'Atalanta chiudersi veramente a riccio nei confronti di Milan, che ha giocato bene, ha giocato molto bene, ha giocato molto alto, aggressivo. Sembrava un'Atalanta quasi intimorita dall'aggressività di un Milan e soprattutto da un Leao che sulla fascia sinistra è sembrato il Leao dell'anno dello scudetto, per intenderci. A livello di classifica forse serve un po' meno, perché oggi il Milan pareggia e quindi cosa fa? Va a meno 4 dalla Juventus, che oggi con la vittoria all'ultimo minuto, all'ultimo secondo anzi in realtà contro il Frosinone, diciamo ha avuto un bel sospiro, ha tirato un bel sospiro di sollievo. E ora è 57 Juve, 53 Milan. È vero però che da qui in avanti, quindi fino a fine marzo, la Juventus avrà un calendario abbastanza importante, perché è importante questo tipo di calendario per la Juventus, mentre il Milan ha anche lei delle partite, diciamo, da un lato abbastanza agevole, ma altre un po' più complicate, perché settimana prossima, ad esempio, venerdì ci sarà Lazio-Milan, ma poi le prossime due sono Milan-Empoli e Verona-Milan, quindi partite assolutamente abbordabili. Poi alla fine di marzo ci sarà Fiorentina-Milan. L'Atalanta invece non riesce a tenere la scia del Bologna, che venerdì sera ha vinto, e ora ci sono anche lì partite importanti, perché abbiamo l'Atalanta avrà il recupero contro l'Inter, di fatto, che è una partita importantissima, mercoledì 28, e poi, attenzione, lo scontro diretto, Atalanta-Bologna. Quindi di fatto l'Atalanta, e poi la settimana dopo c'è Juve-Atalanta, quindi anche per l'Atalanta il periodo di marzo sarà un periodo caldissimo in cui si deciderà tanto, tantissimo della posizione dell'Atalanta, che vuole assolutamente tornare in Champions League. Insomma, questo Milan-Atalanta finisce 1-1, con un Milan però che ha qualcosa da recriminare sia per quanto riguarda il risultato sia per quanto riguarda la decisione arbitrale sul calcio di rigore. Insomma, Milan-Atalanta 1-1, secondo me alla fine chi andrà in Champions League? Milan-Inter-Juve sembrano abbastanza sicuro, il quarto posto alla fine chi se lo aggiudica? Beh, in questo momento il Bologna sembra super candidata, però dalle sfide con l'Inter e soprattutto settimana prossima col Bologna si deciderà molto dell'annata della squadra di Gasperini.